Leggo in 1 Timoteo 4:16. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento, e sii perseverante. Così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. L'Apostolo Paolo comincia così il capitolo. Lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine diaboliche, a causa dell'ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza. Come vediamo, già al tempo di Paolo la Chiesa di Dio stava andando verso una deriva morale e spirituale. Ma ciò escatologicamente interessa anche i nostri giorni. E Paolo mette in guardia il fedelissimo Timoteo affinché non cada nella morsa dell'inganno di Satana. Ma tutto questo purtroppo è oltremodo attuale e vediamo che oggi va di moda il negazionismo della creazione divina. I pseudoscienziati, pur di negare ciò, inventano teorie oltremodo bizzarre come il Big Bang, come se una semplice esplosione possa non solo aver dato vita all'universo, ma che abbia creato tutte le leggi perfette dell'universo stesso, che lo regolano e lo mantengono per secoli e millenni, senza mai fallire. Lo spiritismo esoterico è oggi più che mai attuale. La gente ama più credere agli inganni di Satana piuttosto che a un Dio creatore che regola l'intero universo. La Bibbia è solo conosciuta per nome, ma non per contenuto, eppure essa è parola di Dio. Invece si preferisce credere alle favole di qualche falso scienziato, perché l'universo per il quale essi vogliono negare Dio invece è testimonianza della potenza creatrice di Dio. Perché il caso non può generare perfezione come l'universo, solo una mente creatrice può averlo fatto. Ma questo è vero oggi come al tempo di Paolo. Già da allora vi erano teorie che negavano la divinità di Gesù, l'arianesimo per esempio, e Paolo vedeva che tutte queste false dottrine si stavano introducendo nella Chiesa di Dio, e così mette in guardia l'amico amato Timoteo, e con lui anche noi, e dice: veglia sul tuo insegnamento, sii saldo, perché così facendo salverai tu e quelli che ti ascoltano. Satana ci conosce molto meglio di quanto noi non conosciamo noi stessi, e sa dove noi possiamo essere tentati e cadere in tentazione. Per questo dobbiamo, come dice l'Apostolo, studiare la parola di Dio costantemente. L'uomo purtroppo ha memoria corta e ha bisogno di rinnovare giorno dopo giorno quanto ha appreso. Ma solo la comunione con Dio giornaliera può produrre tali frutti. Senza la sua guida e la sua difesa del maligno, esso prevarrà e la nostra salvezza sarà precaria. Ma se noi mostreremo di essere diversi da qualunquisti che credono alle favole, allora quelle persone che ci circondano e che sono sincere, che ci osservano, si avvicineranno a noi spontaneamente, facendo sì che noi possiamo portare loro la salvezza e rendere la morte di Gesù sulla croce fruttifera e non vana. E adesso mi rivolgo a te, amato ascoltatore. Nei secoli Satana ha fatto molto bene il suo lavoro. Oggi sta dando il meglio di sé, ha confuso le menti, ha portato l'adorazione dovuta a Dio a egli medesimo. Ogni qualvolta ci si rivolge ad un santo, si onora la creatura e non il creatore. Non ho nulla contro i santi in quanto uomini di fede, ma non devono rubare l'adorazione che si deve a Dio. Così facendo si adora automaticamente Satana, essendo egli stesso una creatura. Ma desidero che tu stia dalla parte di Dio e non di Satana. È un appello dolce e velato che ti rivolgo, perché, come in 1 Timoteo dice, capitolo 2, versetto 4, questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Con il mio buongiorno ti dico Amen.